Amici appassionati di calcio, Pierluigi Pardo e Stefano Nava vi invitano a rimanere in nostra compagnia per un'amichevole che si preannuncia da non perdere. Spesso queste sfide non raccolgono particolari favori tra il pubblico, servono invece agli allenatori per provare nuovi schemi, fare un po' di turnover. Speriamo ne esca fuori comunque una partita gradevole. Manca poco all'inizio della sfida fra Atletico Madrid e Arsenal, gara che si preannuncia davvero tutta da seguire fra due squadre che praticano un calcio offensivo votato all'attacco. I rispettivi stili di gioco dovrebbero essere garanzia di gol e spettacolo. Difficile annoiarsi con queste due formazioni in campo, speriamo sia così anche oggi. L'Atletico Madrid vanta tra gli altri un record tutt'altro che invidiabile, infatti l'unica formazione nella storia della Champions League ad aver disputato tre volte la finale, 74, 2014 e 2016, senza essere mai riuscito a vincerla. Ci sono andati a un passo nel 2014 e nel 2016 contro il Real, raggiunti allo scadere nel primo caso e battuti solo ai rigori nel secondo. Siamo a Madrid, nella nuova casa dell'Atletico, il Wanda Metropolitano, impianto del grandissimo impatto scenico sorto di fatto sulle ceneri del vecchio stadio olimpico. Davvero uno stadio con i fiocchi, Pier. Quello che ci si aspetterebbe da un impianto moderno. I tifosi sulle tribune possono assistere al match come se fossero nel salotto di casa loro. Primo pallone della gara controllato dai Colchoneros. Trippia. Davvero una gran botta. La cassette. Conclusione deludente davvero, troppo alta. Mustafi la libera, fallo laterale per l'Atletico. Correa è riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Koke, efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Palla fuori, sarà corner per l'Atletico.
risolve lui. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Occhio, perché qui può arrivare il cartellino per il giocatore dell'Atletico. L'arbitro si avvicina al difensore, vediamo il cartellino rosso. Rosso. Ah, non ci voleva Pierre. Adesso perdono un elemento fondamentale in difesa. Nonostante l'inferiorità numerica. Bella reazione da parte di questa squadra, decimata dai cartellini rossi. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Si ricomincia con l'Atletico Madrid in vantaggio. David Luiz ha perso il pallone. Morata! Morata non ha sbagliato. Due reti messe a segno finora, davvero un impatto devastante sulla difesa avversaria. Grande ripartenza, grande corsa, 30 metri, non lascia scampo. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. David Luiz, bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Thomas ha intercettato palla con un ottimo tempismo, consentendo alla difesa di respirare. Per la gioia dei tifosi avversari, ecco qui che possiamo riapprezzare il gol, il replay del gol. Bello rivederlo, davvero un gran bel gol. Il portiere non ha potuto fare nulla. Morata. Ottimo tiki-taka. Ecco il tiro, che gol! Splendida rete! E con questo gol il loro margine di vantaggio aumenta ulteriormente. Hanno ormai la vittoria in tasca, se non commettono grossi guai da qui alla fine, eh? Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Continuano a regalare grande calcio, gol, e non hanno intenzione di fermarsi. Tierney. Thomas. Morata. Riconquista un pallone importante. Lacazette. Rimessa per l'Arsenal. Ottimo intervento del portiere. Sistema il pallone, pronto per il corner. Correa. Chaka. Héctor Bellerín. Morata. Koke.
duello molto fisico per il possesso di palla. La difesa sembra messa male, attenzione. Sì, non buona l'organizzazione difensiva. Mustafi la libera. 180 secondi, questa è l'entità del recupero. Tradotto, Pierre, altri 3 minuti al termine. La Cassette. Arbitro che dice che può bastare. Primo tempo che si chiude sul risultato netto di 3-0. Le due squadre vanno a riposo dopo un primo tempo a senso unico. Dubito che le cose possano cambiare nella ripresa. Arbitro che dà il via alla ripresa qui al Wanda Metropolitano. Chaka. Hector Bellerin. Mustafi. Koki. Thomas. Veloce, bassa, ha calibrato malissimo il cross e la difesa ha avuto vita facile. Morata. Attenzione a Morata. Pericolo, palla in gioco. Chaka. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Artiglia bene il pallone. La Cassette. Thomas. Traversone che non va a buon fine. Koki. Morata. Trippia. Prova. Attenzione, ecco il gol! È una grande soddisfazione per lui con la doppietta che conferma le sue straordinarie doti. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Una partita a senso unico, 4-0 per loro. Tierney, Correa. Occasione! Palla ancora in gioco. La difesa spazza via il pallone. Palla in out, rimessa per i Colchoneros. Ci sarà dunque un cambio.
Tre cambi tutti insieme e vedremo come cambierà l'atteggiamento della squadra. Lemar, Diego Costa, ha spazio per tirare, nulla da fare, pallone che esce, c'è aria di cambio. Clamoroso errore, il portiere dice di no. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Occhio Diego Costa che è solo, palla ancora lì, ed è rete! Una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol. Potrà portarsi a casa il pallone della gara dopo questa splendida tripletta. Sta letteralmente facendo ammattire i difensori. Ora ci hanno capito davvero poco. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. L'arbitro fischia la fine.